Giuseppe, ti stiamo aspettando con ansia. Verona e anche Padova, Mantova, ti stanno aspettando con ansia. Quindi ti ringrazio e ti lascio la parola. Uso questo, allegramente depresso, voi? Voglio fare una foto vicino a questo cartello, intanto. Posso? Grazie. Sì. Vabbè, tanto con l'italiano che viene cambiato in continuazione sarà studente. No, Green Pass, ovviamente studente femminile. Aspetta, anche questo. Oramai si potrebbe abbreviare anche la scritta che c'hai. L'università deve avere indipendenza morale e scientifica nei confronti di ogni potere. Io avrei messo poli economico, perché tanto la politica non esiste e se esiste fa poco. Allora, mancano nei cartelli, ho notato prima, che sono bellissimi, perché così almeno se arriva una televisione nazionale è un po' difficile che riprenda sta roba qua da far vedere poi a 50 milioni di italiani. Però manca un cartello con scritto guerra, NATO, UE, nessuna correlazione. Manca quello di cartello. Io sono un cantautore, prima di tutto papà di famiglia, di due bambine, e tutto quello che faccio nella musica attraverso le canzoni lo faccio pensando alle mie bimbe. Molti mi dicono, guarda che non sono più bimbe, perché Emma ha 17 anni, Amelia ne ha quasi 15, però per me sono sempre le mie bimbe. E tutto quello che tratto nelle canzoni lo faccio pensando che loro poi un domani, anche con le canzoni di papà, avranno una visione del mondo in più, che magari non è la verità assoluta, però una visione del mondo in più. Ora è scoppiata questa cosa Ucraina-NATO, mia figlia mi ha chiesto che cos'è successo, io ho detto guarda che non è che è scoppiata l'altro ieri, sono 8 anni che c'è la guerra lì in Ucraina e che i nazisti che chiamano in Ucraina, foraggiati ovviamente da Ovest, continuano a scannare le persone che stanno nella regione del Donbass. Ovviamente quando tu c'hai un giardino e il vicino comincia a prenderti piano piano dei piccoli pezzettini di giardino, il padrone a un certo punto deve avere una reazione, quindi ad ogni azione corrisponde una reazione. È vero che poi tutti i dittatori sono cattivi e brutti, però in realtà quello che ha fatto l'azione arriva da Ovest e sono tanti anni che fanno le azioni, Lituania, Estonia, Lettonia, Repubblica Ceca e adesso poi andiamo avanti con la Finlandia e l'Ucraina. È ovvio che dall'altra parte ci deve essere uno che deve avere una reazione e che dica ragazzi avete rotto le palle, quindi la sua è una reazione. Poi magari che loro vogliano fare la guerra, che è sempre ingiustificata, la guerra è sempre sbagliata, è un altro paio di maniche, però che si sappia almeno che molti cittadini non sono scemi e che la cosa è partita sempre comunque da Ovest. Tra l'altro c'è un documento del 2021 in cui Putin chiede alla NATO e all'Unione Europea delle cose, chiede un incontro, ha delle richieste e non è stato mai cagato. Tutto qua. Ecco, volevo dire che i cattivi stanno da tutte e due le parti, ma c'è sempre uno che comincia. E poi vorrei ricordare che le due bombe atomiche nucleari non le ha buttate di certo la Russia. Dall'altra parte hanno buttato due bombe atomiche nucleari nella storia, così perché magari qualcuno se l'è scordato. Ecco, la NATO secondo me doveva essere debellata. Grazie, troppo buono. La NATO, che è un'organizzazione di difesa, di amicizia, eccetera, eccetera, doveva essere debellata quando è stato debellato il patto di Varsavia, che nacque apposta perché una delle repubbliche federali tedesche, la Repubblica Federale Tedesca, si alleò con la NATO. Quindi fu la risposta, anche lì una reazione. C'è proprio scritto su Wikipedia, il patto di Varsavia nacque come reazione al fatto che la Repubblica Federale Tedesca si alleò alla NATO. Quando è stato abolito il patto di Varsavia nel 91-92, avrebbero dovuto abolire la NATO. Quindi la guerra parte sempre da Ovest, poi ci sono le reazioni, questo è quello che penso io. Poi ho sentito Draghi che parla di troppo buoni, io le traduco tutte in musica queste canzoni, infatti la cosa bella è che fra poco ve le canterò anche. E poi ho sentito Draghi che parla come si fa a invadere la sovranità di un paese, ma come? È stato il primo discorso che ha fatto in Parlamento quando è entrato, è dobbiamo cedere sovranità, cioè porca miseria, incredibile, proprio veramente l'uomo degli affari finanziari. Molti
A molti piace dire che Cossiga disse di Draghi che era un vile affarista, che è vero. A me piace dire che anche Cossiga, quando era ministro dell'interno, picchiava gli studenti. Magari non per mano sua, ma appunto aveva dette l'ordine di picchiare gli studenti, perché così si calmavano i professori. C'è un articolo bellissimo del 2008 pubblicato dalla Stampa, dove Cossiga dice esattamente: quando ero ministro dell'interno fomentavo contro gli studenti, così i genitori si calmavano. Leggetelo, fate un Google, non faccio nessuna disinformazione. Poi sento anche dire che le manifestazioni non servono a nulla, perché non si cambia nulla dalle manifestazioni. Beh, è ovvio, non è che possiamo cambiare le cose da qua, le cose si cambiano dal Parlamento, con le leggi a maggioranza. Però manifestazione fa rima con informazione, l'informazione non è poca, manifestazione fa rima con aggregazione e non è poca, manifestazione è amicizia, manifestazione è anche momento di gioia dopo 2 anni in cui ci stanno spaccando le palle. Poi... buoni. È sempre difficile parlare dopo Ornella Mariani, mi devo sempre inventare qualcosa per cercare di arrivare a pari, cara bella figa. Faccio il provolone. Sei mio nonno. Dovresti votare a Macron e considerarmi Brigitte. Ah, ma Macron non è della trasponda, da ovest, no? Dicevo. Guarda che se io ti invitassi a cena, Ornella, arresterebbero me per pedofilia. Me per pedofilia. Poi a me piacerebbe entrare in un ristorante e che il gestore mi sorrida e mi dica: dai, la prego, si sieda, quanti siete? 2. Invece niente, c'è il permesso di soggiorno. Cioè tu vai a vedere questo permesso di soggiorno che ultimamente ho visto che pochi locali lo chiedono. Si tende quasi a far finta di nulla, speriamo che sia arrivata qualche comunicazione. Certo no, nelle scuole no, nelle scuole è ancora rigida la cosa. Infatti guarda che bello vedere studenti contro il Green Pass Verona. Ah, che bello. Allora poi... Draghi ha storto un po' il naso perché in Parlamento gli hanno bocciato questa cosa di abbassare la soglia del contante. In realtà i più grandi economisti dicono che il contante fa girare l'economia, ma vabbè, ognuno può avere le sue idee sul fatto dell'evasione fiscale. Ci sta anche questo. Però Draghi storce il naso perché dice: non mi avete fatto passare, o comunque storcete anche voi il naso su sta cosa di abolire o abbassare il contante. Quindi gli evasori fiscali sono quelli che fanno girare i soldi in contanti, no? E poi dai 19 miliardi agli artefici responsabili, che invece sono i grandi responsabili del crollo di un ponte che ha fatto 43 vittime. 19 miliardi ai Benetton. Lì va bene perché non sono in contanti. E poi mi verrebbe anche da dire che tutti questi... questa è la cretinizzazione dei popoli. Voi dovete spegnere la TV come ho fatto io. Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e la 7. E la 7. Spegne. A parte quando ci sono io. Tanto siamo sempre 1 contro 5, 1 contro 6. Ha ragione Ornella quando dice: quando ti invitano chiedi la parità almeno, 5 contro 5. E in realtà è sempre 5 contro 1, che ci ricorda anche altre cose, a me maschietti ovviamente. I primi amori non si scordano mai. Ma tutti questi qui che ci insultano, che vanno in televisione a farsi belli, i non vaccini, tra l'altro non capisco perché continuano a chiamarci no vax, no tax, no cazz, cioè noi in realtà siamo no green pass. Io ho avuto dei farmaci, ho preso dei farmaci nella vita, quindi non è che posso cancellare una vita fatta anche di cure per cose mie soltanto perché non mi faccio questa roba che chiamano vaccino. Vabbè, comunque tutti questi che vanno in TV e continuano a dire, appunto, no? OGM per esempio, cioè ognuno ha il suo credo, si documenta, avrà sicuramente dei motivi. Allora cosa succede? Che vanno in TV, quello dice che il non vaccinato deve essere arrestato, quell'altro che deve andare nei campi di concentramento, quell'altro che deve morire come Sorgi, quell'altro che deve essere cacchetta che diventa verde. Questi qui sapete che cosa fanno poi durante l'anno? Si fanno belli perché c'è il giorno della memoria, ma sarebbero stati i primi che avrebbero rispettato alla lettera le leggi razziali in quanto erano leggi. E infatti qualche giornalista mi intervista e mi dice: oh,
Ma tu non puoi fare però il paragone con le leggi razziali ad oggi, dai, ma che cosa ti stai inventando? In effetti è vero, cambiano i dettagli, cambiano i tempi, cambiano le forme, ma non cambia la sostanza. Alla fine c'è una piccola minoranza che viene messa contro una stragrande maggioranza o viceversa e alla fine sei escluso. Quindi giuridicamente è come i regimi del secolo passato. Se poi vogliamo andare ancora indietro all'impero romano, all'impero napoleonico, possiamo andare anche lì, tanto le dittature sono tutte uguali. Poi non piace la parola dittatura, chiamiamola sistema. E poi c'è quest'ultimo decreto che leggo dei cinquantenni, dell'obbligo, che dura fino al 15 giugno, credo che durerà fino a quando ci sarà il Green Pass, durerà fino al 15 giugno, che è, secondo me è un decreto pena di morte. Ma veramente, cioè io non lavoro più, quindi ho già pagato, è già da un po' che non lavoro più, quindi grazie a voi che mi date ossigeno, soprattutto mentale, che mi sento tra gente per bene. Ma scusate, hai voglia a minimizzare, sminuire, fare quei sorrisini da ebeti in televisione come fanno certi personaggi? Un lavoratore che non può pagare i debiti, un lavoratore che non può portare lo stipendio a casa o che non può pagare il mutuo e che poco poco non ha neanche un risparmio da parte, di fatto nei mesi muore, quindi è un decreto pena di morte. Come si fa ad accettare una roba del genere? E ci sono molti parlamentari che sono d'accordo con questa cosa. Il problema è che a volte un partito c'ha una linea e poi la settimana dopo c'ha la linea opposta e quindi la devi seguire, perché quella è la politica. Ecco perché dicevo alla ragazza, la prossima volta scrivi poli economico, perché tanto comandano le finanze eccetera eccetera. E poi mi dicono: tu vieni alle manifestazioni perché vuoi promuovere il tuo disco. Che cazzo devo fare? Cosa faccio? Faccio il cantautore, no? Non lo so, vi sembra così tanto furbo che io venga qua a chiedervi di comprare il mio disco, a chiedervi un'elemosina artistica? È così tanto furbo? Cioè, non lo so, giro a rimborso spese. Praticamente mi sono buttato a kamikaze in questi temi perché non credo negli altri. Mi è stato offerto mesi fa di entrare in questa grande campagna, è stato offerto anche a me da due amici della televisione governativa, me l'hanno chiesto. Ti va, perché sarebbe bello che una persona, un cantautore che ha sempre cantato dei temi delicati, perché è bello, sai quando ti parlano con quelle parole che te la stanno a raccontare, no? Che sarebbe bello che tu comunque hai sempre criticato il sistema, sarebbe bello che tu sposi questa campagna che è molto bella perché così ne usciamo tutti, perché così ci curiamo. Io ho pensato sempre che esiste il prezzo, esiste il valore. Il prezzo lo prendi, il valore non ha prezzo. Ho detto di no, non me la sono sentita. Mi sarei sentito sporco davanti alle mie bambine, molto sporco mi sarei sentito. Per altre cose dei compromessi li ho raggiunti, per esempio artistici, cambia un verso, diminuisci il minutaggio della canzone, per carità, ci sono dei compromessi ai quali possiamo anche scendere, soprattutto per entrare su un palcoscenico importante come Sanremo, nel quale non entro più, che ormai sono 12 anni, e non perché le canzoni fanno schifo. Non entra Povia in Rai perché divide, quindi già se esce il nome di Povia nel cast di Sanremo è finita, basta, arrivano polemiche ancora prima. Vi ricordate Luca era gay? Ecco, un mese e mezzo prima di Sanremo uscì solo il titolo Luca era gay, avevano già decretato che era una canzone di merda, che non doveva entrare a Sanremo, senza averla né mai vista, né conosciuta, né sentita. Vabbè, sì, io vengo alle manifestazioni, faccio tutto per le mie bimbe, perché ancora mi ascoltano, vorrei che crescessero con una visione in più, che non è magari la verità assoluta, ma è una visione in più del mondo, di un mondo che non viene raccontato da nessun altro. Mi dispiace di essere l'unico artista a fare questa battaglia, non per il vaccino, perché quella è una libera scelta, la canzone Liberi di Scegliere parla chiaro, però il Green Pass sta sulle palle a tutti. Non capisco perché anche altri artisti che hanno probabilmente anche più visibilità non prendano una posizione. Sto Green Pass rovina il lavoro e i lavoratori sono quelli che comprano i dischi. Magari non sono venduti, alcuni magari preferiscono non esporsi, però sul Green Pass ci sta, sì, ma sì, venduti, cazzo. No. E allora, è scoppiata questa roba qua in Ucraina e io ho questa canzone, pensate, l'ho scritta 2 anni fa, eh. Pensa che figata. Si sente? Che bello il suono. Si chiama Dito Medio, eh? Voglia di dire, voglia di cambiare il mondo, tu dimmi qua.
quando ci stai. Dito medio all'America e alla Russia, che si fanno guerra per controllare la galassia. Dito medio con lo sguardo ad oriente, volevo dirglielo da un pezzo, avete rotto il cazzo. Dito medio a te che credi a un libro fatto da uomini che massacrano altri uomini. Immigrazione, dito medio a te che ci guadagni, traditore. Dito medio, schiavitù e disoccupazione. Sembro matto? Di più, raga, io tornerei al baratto. Dicono, la vita è breve per sprecarla dietro cose che non cambieranno mai. La gente vede, si ribella, ma non cambia mai. Guardo il cielo, prendo fiato, voglia di cambiare il mondo, tu dimmi quando ci stai. Dito medio, intelligenza artificiale, tech leva, avete i nostri dati dalla A alla Z. Guarda qui maestro, lo vedi il dito medio? Screen a questo, mi ammalerò e magari non avrò i soldi per pagare 300.000 euro per guarire da un tumore che si potrà curare in 24 ore. Spot, dito medio ai robot che sostituiranno anche l'amore con la figlia del dottore. Ambarabacci ci toccò, alza le base, la vita è breve per sprecarla dietro cose che non cambieranno mai. La gente vede, si ribella, ma non cambia mai. Finti ribelli, stupida maggioranza silenziosa, siete il vuoto, vi toglierei il diritto al voto. Dito medio, progressisti, abbattiamo i muri, libertà. Dito medio ai vitti, di umili, finti gentili, fanno tutto a tavolino, tanto il popolo è cretino, del resto sono come aziende o multinazionali. Dito medio pure a me, che ho avuto occasioni vere per stare col potere, ma ho preferito la libertà e l'amore. E oggi con questa canzone sono qui a porre rimedio, caro ascoltatore, con questo dito medio, senza rancore, senza rancore. Dito medio a tutto il mondo che non vuole bene al mondo, e mano tesa ai bambini del mondo, loro pagano sempre per il nostro egoismo. Dicono, la vita è breve per sprecarla dietro cose che non cambieranno mai. La gente vede, si ribella, ma non cambia mai. Guardo il cielo, prendo fiato, voglia di cambiare il mondo. America, la Russia, che si fanno guerra per controllare la galassia.